Gli spiriti mi avevano dato un successo incredibile. Vivevo a Hollywood. Pensavo di aver raggiunto le più alte sfere della spiritualità, fino a che non è crollato tutto e ho toccato il fondo. È stato lì che ho fatto la scoperta più sorprendente della mia vita. Mi chiamo Samuel Jacobsen, ma sono nato come Samir Rahman Mahmud nella città di Erbil nell'Iraq del Nord. Durante la mia infanzia, il paese era devastato dalla guerra con l'Iran. Ricordo che, durante un raid, mi stavo nascondendo sotto un ulivo e vedevo le bombe cadere ed esplodere intorno. La nostra area fu colpita duramente, vicini e amici morivano. Infine, negli anni 90, la mia famiglia decise di spostarsi in Svezia come rifugiati. Sono cresciuto musulmano, leggevo il Corano, andavo alla moschea e digiunavo durante il Ramadan. Trovandomi adolescente in un nuovo paese mi sentivo smarrito. Non ero a mio agio a scuola e i ricordi della guerra mi perseguitavano. C'erano così tanto male e ingiustizia nel mondo. Ho deciso che non esisteva Dio e ho smesso del tutto di praticare l'Islam. Nel 2001 mi sono trasferito negli Stati Uniti. Sentivo che lì c'erano più opportunità per me. Dopo essere arrivato a Los Angeles ho fatto una lista di tutti gli obiettivi che volevo raggiungere. In cima alla lista c'era diventare ricco e avere successo. Sono diventato un agente immobiliare e avevo successo. Vivevo una vita agiata a Hollywood. Ma non avevo pace. E nemmeno le persone intorno a me avevano pace. Pensavo di dovermi concentrare di più sulla vita interiore. Ho incontrato un coach spirituale. Abbiamo iniziato ad avere degli incontri. Mi ha parlato delle energie spirituali, del karma e degli spiriti che mi avrebbero aiutato a diventare ricco. Dopo 2 settimane ho ricevuto il mandato di vendere una casa da 5 milioni di dollari. Poi sono stato iniziato alla meditazione trascendentale. Mi hanno dato un mantra, una parola che non significa nulla, e dovevo ripeterla per 20 minuti 2 volte al giorno. Dopo ho iniziato a praticare lo yoga, l'ipnosi. Più mi addentravo nelle pratiche New Age, più mi sembrava di venire ricompensato. Avevo abiti da stilista, la mia vita sociale era piena, volavo con un jet privato. Vendevo case da molti milioni di dollari e per celebrità. E nel 2016 sono stato nominato il 24esimo agente immobiliare della nazione. I miei colleghi al lavoro si chiedevano: qual è la chiave del tuo successo? Glielo dicevo: faccio meditazioni e ricevo aiuto dagli spiriti. Poi mia madre si è ammalata seriamente di cancro. Sono andato in Svezia per stare con lei. Mia madre e io eravamo molto vicini. Sono il più giovane di 7 fratelli ed ero il suo prediletto. Non potevo immaginare la mia vita senza di lei. Quando espirata nelle mie braccia, sono rimasto devastato. Ho viaggiato in Thailandia per formarmi nel Reiki. Sono diventato maestro Reiki di 3° livello, che è il livello più alto. Ti insegnano a fare alcuni simboli nell'aria con le mani e a ripetere parole senza significato. Improvvisamente ho iniziato ad avere intuizioni soprannaturali. In quel periodo ho scoperto di avere nuove capacità. Fino ad allora non avevo talento per la musica, ma improvvisamente potevo comporre musica. Ho scritto un pezzo musicale per la squadra olimpica americana di nuoto sincronizzato, che è stato suonato in un evento dal vivo a Times Square a New York. Poi è venuta l'ayahuasca. Viene pubblicizzato come qualcosa che ti purifica da tutti i traumi infantili, dall'odio e ti riempie di energia positiva. Ho pensato, è fantastico. Ho una nipote adulta alla quale sono sempre stato legato.
Viveva in Svezia e aveva lottato con la depressione, con la dipendenza da droga, con i traumi infantili. Entrava e usciva dalla riabilitazione. Per cui le ho detto, vieni a Los Angeles e faremo l'ayahuasca insieme, ed è venuta. Per il weekend ayahuasca ci hanno detto di vestirci tutti in bianco. C'erano 13 o 14 persone. Stavano seduti in un grande cerchio e lo sciamano era lì. Aveva piume, palle di cristallo, tarocchi. A tutti fu chiesto di esprimere le proprie intenzioni. Perché sei qui? Per che cosa vorresti l'aiuto degli spiriti? Le persone hanno detto ogni tipo di cosa. Voglio rimanere incinta, voglio sposare la persona giusta, voglio avere un'azienda di successo. Io ho detto voglio mettermi in contatto con mia madre e voglio sapere cosa c'è dopo la morte. Mia nipote ha detto di voler conoscere la verità. La cerimonia è iniziata. Cantavano, bruciavano grano per far salire fumo al cielo, inchinandosi agli spiriti. Hanno invocato quella che chiamano madre ayahuasca. Le persone hanno iniziato ad andare in trance. Dopo circa 30 minuti ho iniziato ad avere la mia prima chiara comunicazione con gli spiriti, anche se non ho sentito nulla. Gli spiriti hanno detto, benvenuto. Tu, Samuel, sei un figlio di luce. Quello che abbiamo pianificato per te va al di là di ciò che puoi immaginare. Ma abbiamo un problema. Tua nipote è una figlia delle tenebre. Per cui, perché possiamo aiutarti, devi separarti da lei. Non puoi interrogarci, anche se potresti non capire il motivo per cui ti chiediamo di fare alcune cose. Devi seguire le nostre indicazioni. Poi è apparsa mia madre. Ha detto che quando moriamo, diventiamo spiriti e dall'altra parte c'è solo pace e felicità. Ho capito che era il mio angelo custode, agiva dietro le quinte. Sono sempre stata una persona logica, credevo nella scienza, ma non potevo negare ciò che stavo sperimentando. Ho partecipato a circa 12 cerimonie ayahuasca. E in alcune di loro ho parlato a quella che appariva essere mia madre morta. Andiamo avanti alla cerimonia ayahuasca che abbiamo fatto a Mount Shasta. Era un piccolo gruppo, c'era mia nipote. La cerimonia è iniziata e mia nipote ha cominciato a emettere dei suoni angosciati. Lo sciamano è andato ad aiutarla e usava uno strumento musicale per chiamare gli spiriti. Mia nipote gli diceva basta, ma lui non si fermava. Allora gli ha preso lo strumento e lo ha spezzato in due. È corsa in bagno, ha acceso tutte le luci. Ero scioccato nel vedere tutto questo. E gli spiriti mi parlavano dicendo guarda, che cosa ti abbiamo detto? È una figlia delle tenebre, causa problemi. Dopo la cerimonia siamo tornati a Los Angeles. Mia nipote è tornata in Svezia e ho interrotto ogni contatto con lei. Poco tempo dopo, qualcosa è cambiato. Gli spiriti non comunicavano più con me nello stesso modo. La pace che pensavo di aver trovato era sparita. Sono caduto in una grave depressione. Gli antidepressivi che prendevo non mi aiutavano più. Sono andato in riabilitazione per un mese, ho pagato $14,000. Sono uscito, ma non mi aveva aiutato. Pensavo di dover stare sempre sotto l'effetto di droghe per potercela fare. Ho contratto alcuni seri problemi di salute per i quali più avanti sono stato ospedalizzato. La mia vita era fuori controllo. Lottavo contro dipendenze da droga, da pornografia. Tutte le pratiche spirituali che avevo imparato non avevano effetto. Mi sentivo senza speranza. Ho chiamato mia nipote in Svezia per chiederle come stava. Con mia grande sorpresa era felice. Aveva superato la depressione, le dipendenze, era una nuova persona. Era difficile da credere. Le ho chiesto cos'è successo. Ha detto che a Mount Shasta, nel mezzo della disperazione e delle tenebre, aveva gridato «C'è qualcuno che può aiutarmi?» E immediatamente aveva sentito di essere circondata da questo profondo amore oltre le parole umane. Sapeva che c'era un Dio.
Tornata in Svezia, ha messo il velo. Frequentava la moschea, ma non si sentiva bene. Ha continuato a leggere il Corano, a pregare. Niente. Un giorno si è inginocchiata. Ha gridato: «Chi sei? Chi sei? Io so che ti sei rivelato a me». È andata a dormire e Gesù le è apparso, vestito di bianco, in piedi alla porta, a braccia aperte, e ha detto: «Io sono la via, la verità e la vita. Ho già distrutto le tenebre e il male». È saltata nelle sue braccia e l'ha abbracciato. Da quel momento la sua vita è cambiata completamente. Ricordo nella prima cerimonia ayahuasca che aveva chiesto la verità. Dio aveva ascoltato il suo sincero desiderio di conoscere la verità e le ha risposto in maniera chiara. Mia nipote ha detto che stava pregando per me. Ho compreso che quello era stato il momento in cui gli spiriti avevano smesso di parlarmi. Io ero in un posto oscuro, mentre la sua vita era cambiata miracolosamente. Volevo avere quello che aveva lei. Ho iniziato a guardare video cristiani su YouTube e a imparare su Gesù. Ero attratto dai suoi insegnamenti e ho notato che, poco a poco, era arrivata una pace che non avevo sperimentato prima. E mentre Dio operava nella mia vita, ho cominciato a togliere gli antidepressivi che prendevo da 15 anni e alla fine li ho tolti completamente. Avevo alcuni amici che erano diventati cristiani e mi hanno portato in chiesa con loro. Facevo lunghe passeggiate e ascoltavo la Bibbia mentre camminavo. La mia vita guariva ed era purificata dall'interno. Presto sarebbe arrivata l'ora di un altro tipo di disintossicazione. Ho preso tutte le mie statue del Buddha, i miei cristalli, le mie pietre, il mio armamentario New Age. Ho buttato queste cose in grandi sacchi di immondizia e mi sono sbarazzato di tutto. Non volevo niente a che fare con i demoni del mio passato. Ho provato sulla mia pelle che Satana e i demoni sono reali. Oggi so che in quelle cerimonie ayahuasca non avevo incontrato mia madre morta, ma un demone che la impersonificava per ottenere la mia fiducia. La Bibbia insegna che i morti non sono coscienti, stanno solo riposando nella tomba. Tramite il New Age e il paranormale, il diavolo sta diffondendo le sue bugie sulla vita e sulla morte per poter ingannare la gente e portarla all'eterna distruzione. Gli spiriti sono i suoi demoni. Mi avevano portato verso vette che non mi aspettavo, per poi lasciarmi cadere nell'abisso della disperazione. Nel 2017 ho accettato Gesù nel mio cuore e poi sono stato battezzato. Gli ultimi 3 anni della mia vita sono stati i più appaganti. Mentre Dio apriva i miei occhi alle verità della Scrittura, tutte le cose materiali che erano solo idoli hanno perso la loro attrattiva. Finalmente potevo sperimentare la vera libertà e una gioia che sorpassa ogni comprensione. Ho imparato che Dio è reale e più potente del diavolo. Mi ha cambiato la vita e mi ha portato dalle tenebre spirituali alla luce. E questo è il più grande dei miracoli.